Lucca Biennale Cartasia svela i suoi segreti custoditi all'interno della chiesa al Mercato del Carmine. Con un'esclusiva visita guidata dal curatore della mostra indoor, Giacomo Pecchia, i visitatori di Lubica hanno potuto osservare la mastodontica opera dell'artista ucraino Alex Lidagoski. Swallow on Fly, il volo della rondine, è il titolo dell'installazione che occupa tutta la navata centrale della chiesa del Carmine. Essenzialmente rappresenta la libertà. Rappresenta una ballerina nella posizione del volo della rondine, aderendo alla tematica appunto di quest'anno. Come potete vedere, nel movimento sta la tematica, perché questo corpo è ben radicato nel presente con il piede, porta con sé il passato, però è proiettato nel futuro. Stretto il legame tra l'opera e il vissuto dell'artista. Alexander Lidagoski è uno scultore che non lavora solo con la carta, lavora con diversi tipi di materiali. Ha 15 sculture esterne in Ucraina, perché lui è ucraino, quindi quando vi ho detto la libertà, anche per questo fatto, per la nazionalità dell'artista. Ha 15 sculture esterne, Kiev, ma non solo Kiev, nelle piazze. Lui ha dovuto trasferirsi a Londra, perché il suo studio è stato bombardato nella prima fase degli attacchi russi. Quindi questa è una scultura carica di significati. Numerose le installazioni presenti nelle vie e nelle piazze della città. Un'occasione unica e forse irripetibile per vedere delle opere di Lucca Biennale Cartasia. Le sculture che trovate all'esterno nelle piazze hanno tutte una protezione, ovviamente. Però è nella natura di questo tipo di arte essere effimere, è un po' come se fosse una street art, quindi è soggetta non solo alle intemperie ma anche agli interventi umani di persone non educate, diciamo.